La prima trasmissione con ospite il capo della polizia Franco Gabrielli si replicherà tutte le notti. Il servizio è di Valeria Cucchiaroni. Buonanotte e benvenuti su Radio Impegno. È avvenuto a mezzanotte il battesimo di Radio Impegno, un'avventura nata dagli spazi del calcio sociale di Corviale, dove un incendio doloso distrusse la cappella di legno sede amministrativa del Campo dei Miracoli lo scorso 13 novembre. Da qui si propaga nell'etere ogni notte la voce di chi è contro la malavita e lotta per riportare la legalità, partendo dal serpentone di Corviale e allargandosi su tutta Roma. Vogliamo veramente ringraziare le persone che hanno dato fuoco al Campo dei Miracoli e volevano incendiare il Campo dei Miracoli, quelle persone che hanno fatto questo attentato, perché quell'emozione ci ha dato una forza, un'energia per poter immaginare questo sogno. Alla prima trasmissione ha anche partecipato il nuovo capo della polizia, Franco Gabrielli. Credo che in questa città debbano essere rivisti i criteri e i presidi di polizia, perché noi abbiamo una grossa concentrazione nelle zone centrali e un operatore di polizia per ogni 120 abitanti, nelle zone periferiche il rapporto sale a 1 a 2300. Radio Impegno andrà in streaming sempre da mezzanotte alle 7 del mattino, un canale informativo libero e indipendente che darà spazio ai cittadini impegnati su vari fronti, ambiente, cultura, legalità, diritti civili. L'obiettivo è quello di stimolare la partecipazione e l'impegno della cittadinanza alla vita sociale e politica di Roma. All'iniziativa hanno già aderito 40 associazioni che avranno a disposizione due notti al mese per parlare della loro attività.